tutti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui sulla mia postazione di lavoro, in quanto andremo a creare delle tag per i pacchetti di Natale. Allora, io ho già preparato i cartoncini, ho scelto il rosso e il verde perché sono colori natalizi, e ho preparato anche questi foglietti di carta, sono carta semplice da fotocopiatrice, sul quale ci ho timbrato sopra con questi timbri della Lidl in legno che avevo preso l'anno scorso, to from. Quindi questi bigliettini andranno poi attaccati sulle varie tag sul retro, e sul fronte andremo a fare delle decorazioni. Iniziamo ad attaccare sul retro i vari cartoncini. Ok, ora andiamo a decorare la parte davanti. E ora vado a fare una decorazione. Prendo i timbrini, sempre che avevo, questi qua li avevo presi al come si chiama, da Tiger l'anno scorso. Allora, voglio fare un fiocco di neve, questo mi piace, però lo voglio andare ad embossare, quindi prendo il tamponcino clear per emboss. Ora prendo la polvere per embossing. Io ho comprato questa sul sito, mi pare, del Murrillo. Questa è la Snowflake Tinsel, quindi dovrebbe fare l'effetto neve con i glitter. Perfetto, per dare ancora un tocco un po' più di glitteroso sulla scritta Buon Natale, vado con questo Wink of Stella Brush, che è della Kuretake, l'avevo preso in fiera creativa a marzo. E ho aggiunto anche un po' di glitter sulla scritta argentata. Infine vado a prendere del nastro tipo spago, ma è fatto di carta, quindi nastro carta, lo prendo bianco . Questo è il primo bigliettino. Passiamo al secondo, anche qui c'è l'etichetta. Su questo stavolta scriviamo Merry Christmas. Allora, quest'altra andremo a decorarla con le paillette che ho comprato da AliExpress. Utilizzo questa colla Tacky Glue. Perfetto. Poi non è finito qua. Allora, con il liquido per creare le perle che avevo comprato alla Lidl, vado a fare delle ulteriori abbellimenti. Per esempio faccio il puntino della I. Ok, e anche questa è a posto e la lasciamo asciugare. Poi andremo a mettergli il cordino, però prima deve asciugare bene. Poi prendiamo la terza tag.
Allora, nel frattempo sono asciugati questi, quindi vado a mettergli il nastrino. Allora, per questo verde utilizzerò questo di Yuta rosso. E per questo utilizzo questo di Yuta color neutro. Andiamo avanti con i biglietti. Allora, ok, allora sono asciugati tutti i bigliettini, ho attaccato i nastrini, adesso ve li faccio vedere. Non so se ho filmato tutto mentre li facevo, perché a un certo punto poi la telecamera si è spenta e non me ne ero accorta. Comunque, questo, dietro hanno tutti il bigliettino to from, poi c'è quest'altro. Questo, poi abbiamo questo, Peace, Love and Joy, poi quest'altro, sempre Peace, Love and Joy, questo Buon Natale, e infine quest'ultimo. Niente, spero che questa mia idea di chiudi pacchi vi sia piaciuta. Se è così, mettete un bel pollice in su e lasciatemi un commento. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!